Le tue sensazioni riguardo al Taormina Film Festival e le tue prime impressioni? Io sono un'attrice siciliana, c'è il mio cuore, c'è una specie di DNA, ricordi, passato, presente, perché no, futuro, anche la mia età. Sono una ragazzina di 67 anni, voglio pensare anche al futuro. Questa è la terra dove mio padre ha costruito tanto, ha dato anche una forte mano al festival negli anni passati, negli anni 70-80, quando era presidente dell'ente provinciale del turismo di Catania. E quindi io sono molto affezionata, soprattutto lo posso dire, io sono dentro la Videobank perché dirigo con orgoglio il loro teatro, che è il teatro Nino Martoglio di Belpasso, dove c'è un cartellone modesti a parte molto molto bello. E è piaciuto molto a mio figlio, che non ci piace mai niente di quello che faccio, quindi questo dice tutto. E sono emozionata, sono qui, mi è stato detto, mi hanno fatto questa sorpresa per ritirare un premio che spero sia alla mia sicilianità, alla mia presenza come risorsa locale, perché no? Come sta vivendo il Taormina Film Festival? Sei recente, hai messo su una masterclass, sei stato ospite di una masterclass? Sì. Beh, sto vivendo bene perché è un posto meraviglioso, forse uno dei più bei posti del mondo, con della gente simpatica, c'è una bellissima energia, Gianvito Casadonte è fantastico. La masterclass con Richard Dreyfuss, cosa gli vuoi dire, un grande attore, è stato piacevole, rilassante anche perché poi qua mi rilasso, insomma, mi godo questi momenti che poi dopo in autunno comincia il teatro e allora accumulo energie per poi tirarle fuori al momento giusto, ecco. Ricordando un grande come Paolo Villaggio col quale tu hai lavorato, qual è il ricordo principale che ti viene in mente? Il ricordo principale? Villaggio è un personaggio fantastico, un uomo intelligente che ha vissuto come voleva vivere, in maniera onnivora, un uomo straordinario, intelligente, era un amico, ho avuto la fortuna di lavorarci. E tanto andiamo via tutti, prima o poi ci tocca tutti, per cui ci ritroveremo tutti lassù. Maria Grazia, ospite al Taormina Film Festival, le tue prime impressioni quali sono? Beh, è sempre un'emozione grande, soprattutto venire a questo festival, perché questo festival ci appartiene, da noi siciliani soprattutto, quindi è un festival che porta il cinema, ma soprattutto che esporta la Sicilia a tutti coloro che vengono qui a presentare i loro film a livello internazionale e non solo, perché tante volte anche chi vive al nord forse non conosce la bellezza della Sicilia o di Taormina, e quindi è un modo per riportare Taormina a essere quella che è sempre stato, un gioiello. Stasera è l'ultima serata, come pensi sia andata secondo te il festival in questa settimana? Ma è andato bene, e poi sono particolarmente emozionata perché c'è un film a cui tengo moltissimo, che è quello Piccirida di Catena Fiorello con Lucia Sardo. È un film emozionante, bello, una storia meravigliosa, ho letto il libro e quindi veramente faccio un grande tipo per loro, che dove viene fuori il coraggio delle donne che veramente valgono. Gianvito Casadonte, co-direttore artistico del Taormina Film Fest. Oggi siamo arrivati alla serata finale della 65esima edizione. Possiamo stilare un primo bilancio? Un bilancio positivo, oltre 70 film, 24 paesi coinvolti, grandi ospiti da Nicole Kidman ad Octavia Spencer a Connie Nielsen a Peter Greenaway ad Oliver Stone. 24 paesi coinvolti, tanto pubblico. Tanti ospiti. Tanti ospiti e soprattutto molti contenuti, un festival fatto di contenuti. Quindi grazie a Videobank che ha costruito questo festival, ci ha dato fiducia, grazie a Lino Chiecchio, Maria Guardia e Papalardo che hanno creduto da subito che poteva essere una grande edizione. Grazie a loro questo festival si è potuto realizzare. Oggi in conferenza stampa si è parlato di programmazione, qual è l'auspicio? Beh, la programmazione, come ha detto il sindaco, può portare grandi benefici. Se già da adesso si lavora alla prossima edizione, il festival del prossimo anno sarà ancora più spumeggiante, sarà ancora più importante, perché non bisogna improvvisare, l'improvvisazione la possono fare i guitti,
chi costruisce, chi lavora sui progetti deve avere la possibilità e il tempo di costruire un festival, e lo si può fare soltanto con una grande squadra e con tanti mesi a disposizione per realizzare una nuova grande edizione. Quando abbiamo lanciato questo festival con le conferenze stampa di apertura, si è parlato anche di un festival che voleva rivolgersi anche ai giovani, li voleva coinvolgere. È stato quest'anno anche un festival social. È stato un festival social, è stato un festival pieno di giovani. L'obiettivo era questo, di raccontare la realtà con la realtà, il filo conduttore di questa edizione, che non è una mia frase, ma una frase di Pasolini, ed avvicinare il più possibile i tanti giovani al Festival di Taormina, ai giovani autori, ai grandi maestri. Abbiamo lavorato per questo, per avvicinare, per promuovere la cultura cinematografica. Obiettivo centrato? Penso proprio di sì. E allora un saluto e con l'auspicio di rivedersi il prossimo anno. Io vi saluto, vi ringrazio, grazie Sicilia, grazie Videobank, grazie al sindaco Mario Bolognari, grazie a Taormina Arte nelle persone di Pietro Di Miceli e di Ninni Panzera, ma a tutti coloro che hanno lavorato, perché ci deve essere un minimo comune denominatore in ogni cosa, che è mettere il cuore. Tutti hanno messo il cuore in questa edizione e i risultati sono arrivati. Show me what you got. Show me what you got, vince il premio come miglior film per questa 65esima edizione del Taormina Film Fest.